Allora, io credo che lo yen possa continuare questa strada di indebolimento. La Banca Centrale del Giappone è stata molto chiara nel fornire queste linee guida della nuova politica monetaria. Si parla di qualitative e quantitative easing, per cui si è dato un target preciso di inflazione da raggiungere entro 2 anni del 2%, si andrà a raddoppiare la base monetaria, si andrà a raddoppiare l'acquisto di titoli di Stato governativi, per cui strutturalmente lo yen potrebbe andare a perdere ancora valore. Ci saranno sicuramente dei rimbalzi tecnici, ma io credo che gli obiettivi arrivino inizialmente intorno all'area di 110, per cui siamo intorno a 101 dopo questa notte particolare, ma abbiamo consolidato intorno a 103-103,50. C'è la possibilità di vedere ancora un 7-10 figure di rialzo, se non anche di più. Allora, io credo che la Banca Centrale Europea non si sia mossa nella maniera corretta, andando a tagliare i tassi di 25 punti e soprattutto mantenendo il floor del corridoio di tassi allo 0%, sarebbe a dire i tassi sui depositi delle banche centrali, delle banche commerciali che vanno a depositare overnight liquidità presso la BCE, rimangono remunerati a zero. Nel momento in cui la BCE probabilmente andrà a tagliare ancora i tassi e andrà a portare questa zona, questa fascia bassa del corridoio in zona negativa, questo sta a significare che la liquidità nel mondo interbancario, se depositata overnight presso la BCE, andrebbe a costare denaro. Quindi si libererebbe un po' di liquidità e questo potrebbe andare a favore del credito reale, del mercato del credito. Di fronte a questo però l'euro potrebbe avere dei tassi di riferimento ancora più bassi, già adesso stare lunghi di euro si paga, quindi potrebbero esserci degli effetti depressivi sulla moneta unica europea, che contro il dollaro americano potrebbe essere indirizzata verso la strada di 1,22-1,23.